polizia sta arrivando! Non avete scampo! Arrendetevi! Giù! Dobbiamo ucciderlo! Sì. Non credo che ci lascerebbero andare. Aspettami qua. Ginocchio. Mani sulla testa. Rex, tienilo d'occhio. Un'assassina. Non ho scelta! Non è vero, nella vita c'è sempre una scelta. Non stavolta! Che ti hanno fatto? Guido! Dove lo stiamo portando? Alla clinica veterinaria. Deve stare calmo. Sì, ma facciamo presto, eh? Da bravo, su. Bravo. Così, bravo, Rex. Calmo, eh? Calmo, bravo. Bravo. Piuttosto sapete come sta la ragazza? Se stanno occupando i colleghi del fare bene fratelli. Davide! Che succede? Non lo tocchi. Quando hanno riconosciuto, lo possono mordere anche il padrone. No, Rex, non lui. Stai buono, su. Da bravo, campione. Passa tutto, stai buono. Da bravo.
Vai. Sembra che stia funzionando. Tu mi hai salvato la vita, amico mio. Vedrai che te la caverai. Te la devi cavare. Nella tasca del giubbino c'è un cellulare, prendilo. Che ci devo fare? Buttalo dal finestrino, forza! Ancora niente. Continuate a cercarlo. È ammanettato, sì, non può essere andato lontano. Posti di blocco sul litorale tra Trovagliani e Ostia, fino al centro città. Due pattuglie si dirigano all'ingresso della strada statale Pontina, in direzione Roma e in direzione Latina. Girati. Ecco qua. Grazie. Mi sa che c'hai un bel po' di cose da raccontarmi. Quello sbirro ha sparato a Barbara, di questo sono sicuro. Chi è Barbara? Se solo sapessi dove sta, cazzo! Achille, chi è Barbara? Per il momento è meglio che tu non sappia niente, fidati. Siamo quasi arrivati, stai calmo. Ho bisogno di un passaporto. Conosco io chi può aiutarti. Quanto tempo ci vorrai? Un paio di giorni. Ok. Una pistola. Mi serve anche una pistola. Va bene. La tua ragazza dove sta? Sta fuori, per lavoro. Torna venerdì. Se li tingi ancora i capelli? Sì. Perché? Bravo, tranquillo, Rex. Siamo arrivati. Andiamo, dai, andiamo. Tranquillo. Piano. Ha perso molto sangue. Abbastanza, sì. Ma è tutto sotto controllo. Bravo. Lasciatelo a me, grazie. No, mi dispiace, ma meglio se lei aspetta qui. Stia qui. Noi dobbiamo andare. Vi ringrazio per quello che avete fatto. Mi raccomando, faccio coraggio. Anch'io un cane, su. In bocca al lupo. Grazie. Morini. Dottore, come sta Rex? È appena entrato in sala operatoria. Ma cosa è successo? È che Barbara Loria mi ha sparato e lui si è frapposto e si è beccato il colpo. Vedrà che se la caverà. Rex è più forte di lei e di me messi assieme. Puoi contarci. Piuttosto la ragazza come sta? È ricoverata all'ospedale, ma ancora non sappiamo niente di preciso. Oddio. Lorenzo. Katia. Quando vuole, dottore, io sono di là, Mi dispiace. Sì, lo so. No. No, aspetta, torna un po' indietro. Ecco, è lui, è il complice di Barbara. Ne è sicuro? Sì, è lui. Achille Gentilini, nato a Foggia nel 1969, precedenti per spaccio e rapina. Adesso sappiamo chi cercare. Già. Che dici? Che dico? Così credo che nemmeno tua madre ti riconoscerebbe. Bel lavoro, complimenti, Tenga, commissario. Ah,
Grazie. Prego. Ci sono novità? Ancora no. Ma deve aver fiducia nel dottor Nascimbeni. È un ottimo chirurgo. No, certo. È che sta da parecchio tempo là dentro e mi sembra un'eternità. In questi frangenti il tempo sembra non passare mai. Ma il suo cane uscirà presto, vedrà. Grazie. Prego. E grazie per il caffè. Di niente. Morini, ho saputo di Rex. Ci sono novità, come sta? È ancora sotto i ferri, dottore. Ma io sono convinto che con la bestiaccia ci sotterrà tutti. E Fabri... Glielo lascio immaginare. Ah, ma certo. Senta, Morini, il Fuggiasco, abbiamo notizie? Forse abbiamo qualcosa. Per andarsene a Torvaglianica, Gentilini deve essersi fatto aiutare da qualcuno. Così ho controllato i tabulati del suo cellulare. Complimenti, tempo di record, bravo. Un tizio che lavora alla compagnia dei telefoni mi doveva un favore, così l'ho buttato giù dal letto. Era importante. Importante. Poco prima che arrivassimo, Gentilini ha chiamato un certo Bassani. Bassani. Guido Bassani. Stiamo andando a prenderlo. Morini, fate attenzione, eh? Occhio, ragazzi. Certo, ispettore. Attenzione, eh. Ferma! Ma che cazzo? Alza le mani. Guido Bassani? Sì. Eh? Dov'è Achille Gentilini? Che ne so, io non ho fatto niente. Come? Che niente! So? Bassani, ce lo racconti in questo? Andiamo, prendi, metti nel manetto. Nel tardo pomeriggio, Achille Gentilini ti ha chiamato, giusto? Non abbiamo tempo da perdere, Bassani. Questi tabulati dicono che è così. Quindi adesso parla. Sì, mi ha chiamato. Ah. Ma è stata una telefonata molto breve. Gli ho chiesto cosa voleva, mi ha parlato di vederci per discutere di qualche cosa. Ci crede che io non so perché, ma ha telefonato. E poi? Poi la linea è caduta. Sarò stato al telefono mezzo minuto. 43 secondi per l'esattezza. Sufficienti perché Gentilini ti dicesse dove andarla a prendere. No, non l'avrei aiutato mai. Non Achille. Quello porta solo guai, ispettore. Sì. Il suo alibi è stato confermato da 6 persone diverse. Non si è mosso da quel bar fino alle 11. C'è stato un altro furto di morfina. Davvero? Dottore, come sta? Allora, ha perso molto sangue, però fortunatamente la pallottola non ha leso organi vitali. Che dice? Posso andare dentro per vederlo? Ma sì, entri pure. Grazie, dottore. Prego. Commissario, tutto bene? Ehi, campione, non t'azzardare a lasciarmi più da solo, eh? Non può ancora sentirla. È sotto anestesia. Sì. Ho capito. Lo portiamo alla sua stanza. Bene. Barbara Loria, sì. Va bene, grazie.
Oh, allora? Alfate bene, fratelli, non ne sanno niente. E questo era l'ultimo ospedale. Scusa, forse la polizia vuole tenere nascosto il luogo in cui l'hanno ricoverata. Tutto qua. Oppure è morta. Senti, per quel passaporto ci siamo quasi. Lo vado a prendere oggi pomeriggio. La pistola? La pistola fa parte del pacchetto. Ho bisogno pure di un silenziatore. Un silenziatore? Ah. Va bene. Come sei carino. Non vedi l'ora che me ne vada, eh? Veramente pensavo fosse quello che volevi anche tu. Certo. Ma prima devo sapere che cosa è successo a Barbara. Mm. Ciao, campione. Ti sei svegliato finalmente, eh? Mi hai fatto prendere un colpo. Amico mio, se non fosse stato per te, io quest'ora... Lo so. Lo so. Grazie. Sì. Si può? Ah, vieni, Morini. Ehi, ciao, Rex. Dottore, anche lei è qui? Già, e perché no? Quando uno dei miei viene ferito, io mi preoccupo. Uno dei suoi? Che io lo voglia o no, Rex è un poliziotto. Morini, notizie di Bassani? Sì, purtroppo ha un alibi. Gentilini più furbo di quello che pensavamo. Sapeva che avremmo controllato il suo cellulare, così ci ha indirizzati di proposito su Bassani. Beh, ci è riuscito, eh. Dottor Gori, perché quella faccia? La conosco troppo bene. Fabri, andiamo a fare due passi, eh? D'accordo. Ehi, a dopo, eh. Torno subito. Barbara è ancora in sala operatoria, ha perso molto sangue, non si sa se se la caverà. È soltanto una bambina. Mm, una bambina con una pistola. Pensi al suo cane. Fabri, lei non aveva scelta. Io lo so e lo sa anche lei. E dov'è che l'hanno portata? Il padre l'ha trasferita in una clinica privata, roba da miliardari, ha preferito così. No, non le dirò quale. Adesso che suo cane sta meglio, lei si precipiterebbe a vedere come sta la Loria. Non mi pare il caso, almeno per ora. Lo capisce da sé, no? C'è dell'altro, vero? Eh già. Hanno aperto un'inchiesta su quello che è successo. E ovviamente vorrebbe la mia pistola. Ovviamente. Per accertamenti. Intanto vorrei che lei se ne stesse tranquillo per un po'. Non so se glielo posso promettere, ma vista la situazione... Lo sapevo che mi avrebbe detto così, ma... Ma? Dovevo dirglielo, no? Torni dal suo Rex. Ancora notizie sulle condizioni della giovane ereditiera, rimasta gravemente ferita in uno scontro a fuoco con le forze dell'ordine. È pronto il collegamento con la nostra inviata Marta Gherini, che si trova a Torvaianica. Sì, grazie. Ho qui con me un testimone e proprietario di un bar a pochi metri dal luogo della sparatoria. Vuole dirci che cosa ha visto esattamente? Quando sono arrivato, poco dopo la sparatoria, la zona era già stata chiusa dalla polizia. Ma lei ha visto la signorina Loria, vero? Sì, sì, la stavano caricando su un'ambulanza. Ed era viva? Non credo. Non si muoveva ed era completamente coperta di sangue. Grazie. Guardate che è tutto. La linea torna allo studio. T'ammazzo, Fabri. T'ammazzo. Fosse l'ultima cosa che faccio. Dottore, le ho portato un buon caffè, eh? Mm. Come, niente caffè? No, piuttosto ci sono novità. Barbara è appena uscita dalla sala operatoria. È molto grave.
Ma è viva, è viva. Dottore, su, non è colpa sua. Insomma... La smetta di colpevolizzarsi, eh? Mi insulti, mi dica che sono un poliziotto imbecille, stupido, che non valgo niente come poliziotto, mi prende a calci nel sedere, mi sputi in faccia... Ma reagisca, porca miseria! E soprattutto risponda a quel suo cellulare, perché prima di arrivare qua l'ho chiamata 10 volte, ma niente, niente, niente! Questo cosa c'entra, scusa? C'entra, perché se c'è una cosa che mi fa imbestialire è quando lei non risponde al suo telefonino. Controlli, è spento, controlli, controlli! Morini, Morini, tu devi stare calmo, sai? Cioè, io ho bisogno che tu resti calmo e lucido, soprattutto lucido. Di, ci riesci? Hm? Scusi, dottore, ma anch'io sto... No, adesso che sei calmo e lucido, mi dici, come potevo risponderti se io non riesco più a trovare il mio cellulare? Il mio cellulare... Il mio cellulare... L'ha rubato Gentilini. Come Gentilini? Morini, siamo due coglioni. No, uno, lei. Io non ne sapevo nulla, eh. Perché ti vuoi soffermare su queste sottigliezze? Però mi piace che stai reagendo bene, dottore. Ascolta, il figlio di puttana ha fatto prima una telefonata falsa per depistarci. Poi ha preso il mio cellulare per farsi venire a prendere. Trova tutti i miei tabulati. Sì. Corri. Sì. Ho detto corri, che fai? L'ho pagato, dottore. Ecco, beh, corri, dai, che l'abbiamo incastrato. Su! Anche se non sei sull'elenco, ti becco lo stesso. Fabri, trovato tutto? Sì. Dammeli. No, fermo. Che cazzo fai? Sei impazzito, beh? Non voglio essere complice dell'omicidio di un poliziotto. T'ho sentito mentre te la prendevi con quel Fabri. Porca puttana, Umberto. Avevo appena scoperto che aveva sparato alla mia ragazza. Sono cose che si dicono. A che ti serve la pistola? Per difendermi. E il silenziatore? Sai che dicono di te? Che hai ucciso tutti i tuoi complici a sangue freddo. Per non dividere i soldi con loro. Balle. Sono stati gli sbirri a farli fuori, come hanno fatto con Barbara. Non sei sicuro che l'abbiano ammazzata, Barbara? E invece sì. Umberto, dammi la pistola. Io me ne vado e tu riavrai la tua libertà. Più 200.000 euro. Tu non ce l'hai tutti quei soldi. E il riscatto allora? Il riscatto dicono che te l'hanno preso. Solo una piccola parte. Il resto è nascosto in un posto al sicuro. Umberto, ti sei dimostrato un buon amico. Non rovinare tutto. Metti la pistola sul tavolo. C'è tutto. Ho fatto una cazzata. Scusa. Mi dispiace. Mi dispiace, Achille. Che cazzo fai? Che cazzo fai? Su, ragazzi, diamoci da fare, eh? Date un'occhiata in giro e cercate qualsiasi cosa possa dirci che fine ha fatto Gentilini. Su. Va bene, ispettore. Guarda qua. Ha sparato la tastiera e anche l'hard disk. Passinetti, fa una cosa. Sì. Portalo subito alla scientifica. Sì.
Voglio sapere se c'è un modo per recuperare i dati, Su, piano, piano. Fai piano, non ti affaticare. Stia tranquillo, commissario. Il suo cane è una roccia. E sta già decisamente meglio. Lo vedo. Dottore, non so come sdebitarmi con lei. Guardi, se non sapessi che lei è così impegnato, io le chiederei di risolvere il nostro di caso. Di cosa si tratta? Una settimana fa, durante un controllo, abbiamo scoperto che dalla nostra farmacia sono spariti alcuni grammi di morfina. Avrete fatto una denuncia, no? Ah beh, certo che sì. Anzi, i suoi colleghi sono stati gentilissimi. Solo che non hanno risolto nulla. Lo so, certe cose hanno bisogno del loro tempo, ma vedrò di poterla aiutare. Ma io la ringrazio. Buongiorno. Morini. Ne parliamo più tardi, A dopo, grazie. Dottore. Salve. Ciao, Rex. Però è in gran forma, Puoi dirlo forte. Ah, dottore, sono passato da casa sua e le ho preso qualcosa per cambiarsi, insomma. Bene, una hai fatto camicia. Benissimo, guarda come sono conciato. Rex, è più bello di prima. Ah, Morini, per caso sai dirmi qualcosa di quello che avete trovato all'interno del computer di Umberto Signori? No, dottore, perché purtroppo Gentilini ha distrutto l'hard disk e tutto il resto. E ti pareva? È impossibile recuperare i dati, Peccato. La tua era una bella idea. Ci avrebbe potuto aiutare magari a scoprire qualcosa di più importante. Purtroppo non lo sapremo mai. Su questo non ci giurerei. Appena prenderemo Gentilini vedrai che ce lo dirà lui stesso. Dottore, lei è davvero un inguaribile ottimista, lo sa? Ah, comunque è meglio che per qualche notte non dorma a casa sua, Ah, pensi che Gentilini voglia vendicarsi della ragazza? Non l'escluderei, dottore. A proposito, ho fatto mettere due agenti all'ingresso della clinica per proteggerla. In caso Gentilini dovesse venire qui. E un altro agente la seguirà ovunque vada. E non cerchi di ribattere, sono ordini di Gori. Allora, come si sistemerà per la notte? Come devo sistemare? Dammi il tempo di organizzarmi. Se vuole... Puoi venire a stare da me? Eccola. Ho un divano letto molto comodo. E poi tu lo sai che abito in zona. Così non perderesti di vista Rex neanche per un minuto. Io vado? No, un momento, Morini, aspetta. Prima di andartene, fammi una cortesia. Prendi i giochi di Rex e portali qua, gli farà piacere. Ma certo. Ciao, amico mio. Ciao, Katia. Ciao, Morini. È bello rivederlo in piedi. Ciao, Rex. Sta decisamente meglio, Sai, è un peccato, Rex, perché io, insomma, sì, ti avevo portato qualcosa, un bel panino alla porchetta. Ti sta proponendo una piccola tregua. Glielo posso dare? Certo, un pezzettino, Va bene, un pezzettino. Tieni, Rex. Bravo. Questo ce lo teniamo per dopo, Ascolta, Katia, a proposito di questa sera, se ti disturba io... Lorenzo... Fai come se fosse casa tua, va bene? Ci vediamo stasera. Ciao, Rex. Ciao, Lorenzo. Katia. Ciao, Lorenzo. Katia. A dopo. È già finita la tregua? Soltanto per una notte. Una notte sola. Una. Buongiorno, ispettore. Ciao, Luca, come stai? Bene, grazie. Ha visto che bella giornata? Sì, proprio... Porca miseria. Serve una mano? Sì, grazie. Che cosa sono? Sono i giochi di Rex. Grazie ancora, ciao, buona giornata. Arrivederci, ispettore. Thank you.
Andiamo, dai, vieni. Torna nella tua stanza, dai. Muoviti, dai. Vedrai che è molto comodo. Ti serve qualcos'altro? No, no, va bene così, grazie. Va bene. Allora, a domani. A domani. E grazie. Niente. Buonanotte. Notte. Ehi, pigrona, buongiorno. Alzati, pigrona. Lorenzo, che c'è? Niente, è pronta la colazione. Ma va? Sì, su, dai, ti aspetto, alzati. Ecco una frase che ogni donna vorrebbe sentirsi dire di prima mattina. Non ti ci abituare, Va bene, arrivo. Però... Ben alzata. Buongiorno. E ho preso tutto quello che ho trovato in casa. Non c'erano le brioche? No, quelle le ho prese giù al bar. Succo? Sì, grazie. Abbiamo ospiti a colazione? No, che io sappia siamo solo io e te. Grazie. Dottore? Sì? È tutto a posto? Sì, 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 è tutto a posto. Ah. Anzi, fin troppo, È successo qualcosa? Insomma, stanotte ha fatto un po' di capricci. Una mia infermiera mi ha raccontato che è uscito, ha cominciato ad abbaiare senza nessun motivo e poi soprattutto non voleva più rientrare. Ho capito. Ce l'hai con me per la storia di ieri notte, Ieri notte, perché? Lasci perdere, una cosa tra me e lui, vede, è geloso. Geloso? E adesso dove va? Questa è una bella domanda. No, commissario, è ancora in giro, no? Rex! Non lo vede. Dottore, che cosa c'è qui dentro? E qui è la nostra farmacia. E si può aprire? Ah, certo. Prego. Ecco qui. Effettivamente dalla farmacia mancavano solo alcuni grammi di morfina. Ma io penso che Rex l'altra sera abbia visto il ladro. Allora ti basterà fare un confronto all'americana tra Rex e i dipendenti dell'ospedale. E infatti è quello che ho pensato. Lorenzo, dai, stavo scherzando. Non penserai mica che Rex... Katia, non sottovalutare il mio amico Rex. Dai, vieni qui. E questo perché? C'è bisogno di un motivo. Sono in ritardo, vado al lavoro. Ci vediamo dopo? A dopo. Tanto sono qui. Ciao. Da questa parte. Fabbri. Dottor Gori. Dottore. Notizie di Barbara? No, non ancora, mi dispiace. E di Gentilini? Nemmeno. Ma prima o poi lo troveremo. Comunque per qualche giorno le conviene starsene defilato. Con Gentilini libero non mi sento tranquillo. Non possiamo sapere cosa passa per la mente di quel delinquente. Se ne vada in montagna con il cane,
Fino a che l'inchiesta non sarà chiusa. Prima voglio prendere Gentilini, poi farò quello che dice lei. E va bene, non la posso obbligare. Morini, mi presti i soldi per il caffè. Non mi trovo mai di spiccio. Sì, ci mancherebbe, dottore. Grazie. È un piacere. No? Adesso tu chiami il tuo uomo e gli dici che l'aspetti qua giù. Mm? Gli dici che è una sorpresa per lui. Chiamalo. Non fare scherzi o ti faccio saltare la testa. Non posso. Lorenzo non ce l'ha più il cellulare. Giusto. Chiama il suo assistente. Il numero ce l'hai, no? Forza. Pronto? Morini, ciao, sono Katia. Mi passi Lorenzo, per favore? Sì, Katia, te lo passo. Dottore Katia. Dimmi, Katia. Ciao, Lorenzo. Sono ancora in clinica, nei sotterranei, sotto la sala operatoria. Perché, scusa? Amore, sai, qui non c'è nessuno. Perché non vieni giù? Così possiamo continuare quello che abbiamo lasciato in sospeso stamattina. Dai, fai presto. Ti aspetto. Gentilini qui nei sotterranei sta tenendo in ostaggio Katia. Chiamate rinforzi. Forza, Morini, forza. Forza, sì. Forza, faccia presto. Sì, Morini. Un attimo. Katia? Lorenzo, mi dispiace. Non ti preoccupare, non immaginavo. Stai bene? Ci rivediamo, commissario. Butta la pistola a terra. Fallo. Altrimenti dovrai raccogliere il cervello della tua donna dal pavimento. Ecco, bravo, così. Calciala. Lontano. Ora lascialo andare. Certo. Così corra ad avvertire i tuoi colleghi. Non pensarci, commissario. Tanto sanno già che sei qua. E allora morirò come Barbara. Come la tua ragazza. Sai, potrei uccidere anche solo lei. Che ne pensi, commissario? Eh? Le sparerò come sparata a Barbara. No, non lo fare. Ti farò vivere nel rimorso di non averla salvata. No, non lo fare, Achille. Barbara è ancora viva. Stronzate! No, non sono stronzate. Barbara è ancora viva. È vero, hai ragione. Sono stato io a spararle. Ma lei non c'entra niente. Lasciala andare. Hai ragione. Sei stato tu. Grazie, Katia. Ah, eccovi qua. Morini, ma che fine hai fatto? L'avete preso? Eh certo che l'abbiamo preso. Ma dove sei stato fino adesso? Purtroppo, dottore, ci siamo persi nei corridoi. Vabbè, non c'è bisogno di dare tante spiegazioni. Lei piuttosto come sta? Bene, grazie, dottore. Vabbè, Morini, questa è tua. Ti ringrazio. Vedi di renderti utile, dai. Sì. Su. Alzati, Achille, su.
Hai finito di scherzare? Alzati. Andiamo, alzati. Ma che tinta usi, gentilini? Amorini, io le devo i soldi del caffè. Ma no, dottore, lasci perdere. No, 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 beh, è un debito. È un debito. Vabbè, se proprio ci tiene. Ah, da me sì e da lui no, eh. Ma che, non trova gli spicci? Erano qui. Dottore Morini? Katia, scusa. Sì. Stai meglio? No. Insomma, sono stata la tua fidanzata solo per 5 minuti e devo dire che non è stato poi questo granché. Solo 5 minuti? Mm-hmm. Beh, è un record, eh? È una cosa su cui dovrò riflettere. Già. Ah, hai dimenticato le tue cose a casa mia. Rex. Prima o poi dovrai venire a riprendere. Beh, certo, non dubitare che lo farò. Rex! Rex, ma che ci fai? Rex! Ma dico, perché sei uscito dalla stanza? Non c'è speranza, di farsi ubbidire da questo cane. No, penso proprio di no. Comunque, commissario, a questo punto credo che sia meglio che se lo riporti a casa. Sì. Almeno starà più tranquillo e potrà riposarsi un po'. Hai sentito, Rex? Ci ritorniamo a casa, eh? E ora? Rex, ho detto a casa. Tiberio. Scusate, eh. Rex? Rex, ma che ti prende? Che c'è? Su, eh? Che cos'ha questa macchina? Lorenzo, guarda. C'è un flaconcino e una siringa. Fammi controllare il baule. Fatti reparte, su. Flavio! Dottore, non tocchi nulla. Oh mio Dio! Flavio, no, no! Bravo, campione. Dottor Loria. Ah, commissario. Ho saputo che sua figlia sta meglio. Sì, sì. Piacere. Sì, vibra. Ma grazie a lei passerà i prossimi anni della sua vita in galera. Dottore... Se Barbara l'avesse uccisa quella volta sulla spiaggia, quest'ora sarebbe libera. Dottore... E non dovrebbe sopportare... Dottore, la smetta! La smetta di dire stronzate! Un mio amico è morto per colpa di Barbara. Sì, certo, lei pagherà, ma c'è sempre qualcuno che non paga. E questo qualcuno è lei, dottor Loria. Lei che ha lasciato solo sua figlia, né il suo dolore, né la sua rabbia. Dottore! La smetta di farmi la morale, ha capito? Dottore, dottore, la prego, si calmi. Barbara ha bisogno di un vero padre adesso. Cerchi di non fallire un'altra volta, dottor Loria. If I see problems, I look in your eyes. Relax and know that I'm on your side. Villains and thieves, they better beware. Into the plans I'll throw a big scare. My name is Rex. Hey, Rex. I am a spread to the people. Rex. Hey, Rex. I'll go out of this drama. Give the command. I'm off to the chase. Let him jump in. Solve the case. Villains and thieves, they better beware. Plans up through a big scare. My name is Rex. Hey, Rex. I'm best friends with the people. Rex. Hey, Rex. I'm going out of this drama. Give the command. I'm off to the chase. Run, jump, solve the case. My name is Rex. I come from Vienna, the transfer to Rome, the town of city, and now I'm at home. Climate is different, probably the same. Catching the bad guys are part of my fame. Rex, I'm best friends with the people. Rex, I'm going out of this drama. Give the command, I'm off to the chase. Run, jump, solve the case. My name is Rex. Rex. My name is Rex. Rex. My name is Rex. Rex.